politiche e come i allora io ritengo che veramente sia scellerato chi deve Giovanni del Sole perché ha rappresentato una commissione affari generali, bilancio, con i tratti, con i lavori pubblici, politiche sociali e altri progetti. E io ritengo che lei che veramente debba riportare l'opzione del regolamento perché il principio democratico è violato. Perché io non mi sento rappresentato e tutti oggi mi vanno a rappresentare queste commissioni. Dunque, l'unico posto dove si riesco a esprimere perché il Consiglio Comunale non si riesce, è quello che è la linea politica di opposizione, di rispetto, la può trovare in commissione. Io la risolvo, ma è prima a portare per la persona in commissione, che è la portata per le politiche che consentono a tutti di esprimere democraticamente le proprie linee politiche. Perché da un lato facciamo un'altra demagogia su quelli che sono i costi della politica e i costi delle commissioni. E poi mi succede voce che facciamo praticamente gli incarichi avvocatizi e cessi, insomma, per 600.000 euro, 800.000 euro, e che lavorano sempre solo gli stessi avvocati, quando non vuole meno di ragione. Cerchiamo di essere più equi in tutto, cerchiamo di evitare queste cose. Cerchiamo da un lato di far sì che la politica si possa esprimere, che la politica possa lavorare, non avendo paura di partecipare alle condizioni per fare una gestione. E cerchiamo di ridurre gli incarichi agli avvocati, soprattutto quelli esperti e soprattutto quelli che non sono obbligatori. E da solo siamo andati per gli avvocati, grazie. Grazie, consigliere del Presidente. Mi ha approfondito quando lei ha detto in questo momento, per cui passo